Allora, sono qui in SolidWorks e voglio fare un esercizio per confrontare, diciamo che se il foglio di Excel che ho creato è corretto. Okay, dunque lo confronto con un calcolo fatto a mano sulla DIN 6935, che poi farò apparire qui, okay, farò apparire qui col video editing. Ok, dunque andiamo a fare l'esercizio. L'esercizio è parto da qui, ok, vado su, faccio 50, ok, vado qui e questo è 200 mm e poi andiamo giù e faccio 80. Ok, a questo punto uso la mira, uso linguetta flangia di base, qui non so, farò cance, faccio 50, ok, magari piano intermedio, va bene, uguale. La lamiera è 4 mm, ok. Il raggio di raccordo, il raggio interno facciamo 6 mm. Calcolo di piegatura ho messo secondo il foglio di Excel che ho fatto, naturalmente sul facciamo l'ultimo calcolo di piegatura, sfoglia, è già giusto, sono a posto, adesso vado e lui va a calcolare. Okay? Naturalmente nell'esercizio ho questo che non è più, non è 6 ma è 20. A questo punto vado qui, clicco sulla piegatura base 3, modifico e qui tolgo, usa raggio di default e metto 20 perché lì c'è raggio interno 20. A questo punto metto qui, vado ad aprirla, andiamo a calcolare e viene 308,3 proprio come c'è nell'esercizio. Ok, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.